Buonasera a tutti, questa sera presso la Casa dei Popoli qui a Barano d'Ischia abbiamo l'onore di presentarvi Pasquale Di Costanzo. Ormai non ricordo più il mio nome. Il Dragone, sono 22 anni. Che bello mettersi un nome, o un nome di che sia congiunto con quello di prima, che uno se ne crea, no? Ci sono tanti soprannomi bruttissimi, tante persone proprio brutte, invece me lo sono creato il Dragone. E il Dragone c'ha proprio un simbolo attraverso il limone, il fuoco. Il vino, il limone, il fuoco. Cosa vogliamo dire? Che un viaggio di 1000 miglia comincia con un solo passo. La pagoda più alta comincia con un cumulo di terra. Ebbene, l'arte, anche se è vero, in 1000 si parte ma uno vince, gli altri 999 stanno indietro, però la vita che si trasforma, come dice, ognuno vuole aspettare il momento propizio, prima o dopo, da capita. Deve recapitare, sicuramente ricapiterà. Pochi giorni fa ho fatto appunto 60 anni e sto pensando cosa devo fare nella mia vita. È particolare, adesso qui c'è una ragazza bellissima vicina, non so cosa devo fare nella mia vita. Credo, mi scusi, credo che non sia mai troppo tardi, insomma, per reinventarsi e per appunto rifarsi una vita. Comunque quello che ci unisce questa sera è questo libro di Bruno Mancini e Roberta Panizza, Da Ischia l'arte, antologia poetica, premio internazionale di poesia, che comunque devo dire quest'anno raccoglie tante cose varie, aneddoti, storie, particolari anche su tante figure, come per esempio questa figura con tanti disegni di giovani che cercano di darsi da fare appunto in un futuro prossimo, si cerca sempre di fare qualcosa. L'arte dà tutto, l'arte dà niente, l'arte ti prende tutto, ti prende dentro. E poi l'arte è la cosa bella che accomuna queste persone che poi diventano veramente amici per la vita, perché l'arte è una cosa particolare. E appunto la poesia che ha vinto quest'anno l'artista ci accomuna proprio un po' tutti. Questa è veramente una cosa, è stata veramente bellissima. Comunque io credo che ci si dovrebbe ritrovare più spesso, perché dall'inaugurazione si è stato un po' fermo. Casa dei Popoli, dove quest'anno raccoglie, in questi giorni raccoglie opere di vari artisti, dalle sculture su legno, su vetro, quadri, pitture, collage, e veramente poi si arricchirà ancora, anche poi c'è ancora roccia, ceramica e tantissime cose varie. Cosa si vuol dire? Quest'isola accoglie sempre insieme i nostri bambini che cresceranno, che è cresciuto, purtroppo sta diventando una psicosi che questi giovani vogliono scappare un po' dall'isola. Forse hanno ragione da una parte, forse non hanno ragione dall'altra. È difficile, quello che era forte ieri oggi non è più forte. Poi appunto c'è una foto che qui, sempre in questo libro magico, ho voluto proprio qui c'è mio padre che esattamente 40 anni fa è sparito, non c'è più, sta sopra, e sotto è la foto di 40 anni fa, come eravamo giovani, praticamente io avevo 20 anni allora, eravamo pieni di sogni, di speranze, di futuro, volevamo chissà fare che cosa. Poi dopo che ci si accorge che il tempo passa e tutte le nostre forze, diciamo, vanno scemando, i nostri sogni, e ci si accorge che la realtà è ben diversa da quello che avevamo sognato, sperato e portato avanti. E allora i giovani, ecco, passati 40 anni, io 20, oggi 60,
è difficile, allora si aveva un'aspettativa, l'isola che cresceva era forte, oggi l'isola, vabbè che un po' questa globalizzazione ci ha un po' distrattato un po' tutti quanti dentro, è difficile. Poi io dico sempre a questi giovani che poi in un modo o nell'altro sono il nostro futuro, dobbiamo rivederci in loro. E come nella natura, le onde nuove spingono via quelle vecchie, circolano, sarà via. Bisogna andare sempre avanti, secondo insomma, la sua tesi, giusto? Mai piangersi addosso, andare sempre avanti e essere ottimisti. Difatti stiamo tra pochi giorni a mettere mano lì al carro di Natale, con la mega slip che ormai a Natale posso dire che il dragone lo porta avanti, non è una lampadina su un albero, e poi uscendo con questa mega slitta, con musica, regali, palloncini, c'è qualcosa di veramente rivolgendo, stavolta io pure mi stupisco, ma dico che cosa devo fare in questa vita, qui tra poco all'improvviso, zacco, si spegne la luce. È stato terribile, per esempio l'altro giorno questo gruppo è andato a Bari, si chiama Luigi Maltese, era un 71enne che era uscito insomma, per trovare alcuni parenti, e sull'autostrada poi scendendo dall'auto purtroppo insomma, è stato investito così di botto all'improvviso. Come nella vita è così assurda, all'improvviso zac, si spegne la lampadina. E allora ecco che quella poesia proprio rimane proprio il ricordo di quello che noi facciamo. Perciò subito dopo di questo mettiamo a Natale. Non dimentichiamo che venerdì, sabato e domenica prossimo abbiamo tre belle serate, una all'insegna proprio della filosofia orientale con i chakra, meditazione, eccetera cose. E poi sabato e domenica vorremmo fare una belle, due belle serate, magari una serata anche. Vediamo già che è carico di buoni propositi, quindi non ci resta che attendere l'arrivo di queste belle serate e appunto augurarci appunto di trascorrere dei piacevoli momenti tutti insieme. E ringraziamo con questo Pasquale di Costanzo. E il dragone, in arte il dragone. Voglio concludere che una poesia al giorno toglie il medico di turno, eh?